Bello. E questo spero che sia un dungeon. Tempio del fulmine. Spero che sia un dungeon con la D maiuscola. Perché nel deserto c'era il patibolo in Twilight Princess. In Cifolo non lo voglio. Cioè, oddio, sì, ma no. Ah, questo sì, invece. Infatti cercavo una di queste. Allora, sono quattro. Quattro per ogni mucchietto di roba. Io me ne piglio un altro perché, ahimè, si spacca subito questa roba. Allora, c'era il patibolo che era uno dei dungeon più fighi di sempre, per quanto riguarda almeno la caratterizzazione, proprio il design e tutto. Era veramente stupendo. Immaginate, tipo, devo arrivare in cima. Fatto. È buio? Sono. Questa è un'arena, eh. Poi, bello è bello, eh. E allora. Ah, ok, il lucino esplode. Ho capito. Vabbè, raga, li ho attivati tutti. Volevo il costato. Riju, vuoi venire anche te ad attivarti? Chiedo, tanto. Allora, dovrei trovare il robo, prima di tutto, però. Se mi danno sta possibilità. Costate a gratis così. Oh, quello non è gratis, mi sa. Non funziona il lucino invece? Su di loro? È potente anche quello? Ma devo riprovare il ghiaccio effettivamente, se funziona. Controllo che non laghi perché qua siamo in un posto abbastanza importantuccio. Salve. Dimmi, pensavate di nascondervi? Aspetta. Non capisco. Non capisco se lo becco in faccia o meno, perché appunto lo congela e quindi rimane fermo. Il che è strano, non fa quel rumore da pim. Dimmi che c'è un coso dentro. Vi ricordate aprire le tombe e trovarci i ridead dentro? Lucertola, vieni con me, ti salvo. Ma dove vado giù di qua, scusa, eh? Pipistrello. È inutile che ti attivi. Dove ho visto. Una scimitarra che è buona perché fa tipo attacchi rapidi, ma no, ma magari non era corrotta. Boh. Vai, attivati. Con queste fiamme proseguire è impossibile. Posso attivare lei? Faccio prima, scusa. Effettivamente, non ci ho pensato che c'ho lei e posso distruggere tutti tipo così. Allora, le fiamme è impossibile passare. A meno che non ti chiami Sidon. È scappato. Sidon?
È l'unico che mi manca. È Sidon? Andiamo. Ma raga, ma non l'ho neanche toccato. Ma scusa. Cala in pieno. Boia, mannaggia me. Ah. Evapora. Vabbè raga, mi stanno distruggendo queste fiamme. Il nemico più forte del gioco. E le ho spente. Ehi, le fiamme si sono spente. Ora riusciremo ad avanzare. Sì. Pensavo che andassero un po' più frequentemente, ma in realtà era tutto tempismo. Ho capito. Pure le palle di fuoco adesso. Di. Siamo di nuovo bloccati. No. Vai, vai, fammi strada. Voglia. Ok, niente, niente da fare. Raga, ma non qualcuno con cui parlare, tipo? Abbiamo bloccato qui. Bene, arrivo subito, Link. Boh. Dove sei? Molto bene. Vieni, vieni. Mi mando a fare qua. Sveglia, principessa. Aia, ok, non... Prossima volta più lontano. Ok, annotato. Io vorrei parlare con... con chi di mestiere qua che gestisce il tutto. Tetti attivi? Mi caghi qualcuno? Che sei un arco. Vai. È inutile che ci provate, raga, non fate un cacchio. La trovo una cosa stupenda il fatto che siano resistenti alle cose, agli attacchi fisici praticamente. Vado su? Non mi ricordo più da dove sono venuto. Credo di sì, sì. Sala della speranza luminosa. Ciao. Quanti siete? Uno? Ma che fa? Buoni. Va bene. Siamo così? Non so che spadino c'ho, eh. Raga, siamo in quattro, ma che bordello c'è qua dentro? Oh, ma te sei forte. Te hai delle armi belle, amico. E le mie fanno schifo, sì, però. Raga, mi fa ridere perché tipo siamo in quattro e lo stiamo malmenando di brutto, poverino. Cioè, una roba allucinante sta situazione. Mi dispiace per te. Golem generale, ma la lancia quella cosa? È la lancia del generale, vero? Oh, ciao piccolo. Ascolta, facciamo così. Ah, è doppia questa? Vai, vai. All'angolo. All'angolo, raga, all'angolo. Tutti all'angolo. Allè. Via. E... che cosa sei?
Sergente. La spreco. No, per un sergente questa la spreco. Non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Preferisco usarlo per un qualcosa di un po' più potente. E per l'appunto. Perché. Ah no, lo voglio per il nucleo. Scusate, c'avete ragione. C'ho ragione io, in realtà, perché. Voi volete che io queste cose le unisco, ma non le voglio unire. Non con questo, almeno. Salve. Porco cane ancora? Raga, ma dove vado se esco? Se cado? Però aspetta un attimo, se io cadessi con loro? Dite che è esagerato metterli questo sopra? Scusa, non dicono di metterci una pietra sopra? No? Non in questo modo? Scusa, io ho questo con la grata. Va bene, Eric. Beh. Perché se... cosa... cosa posso fare io? Lì io voglio andarci. Mi sono perso un pezzo di qualcosa? Questo è per la luce. Probabilmente va usato qua. Per illuminare. Ah, è una porta per andare, ho capito. Ah, beh, lo scudo l'ho visto lì. Allora, aspetta un attimo però, io voglio andare là. Dai, vieni giù con me. C'è uno scrigno là sotto. Vai. Eccoli. C'è un'ascia. Un tridente. Wow. Grazie. E io mi stavo per massacrare praticamente per venire in qua. Ok, per un tridente. Ah, l'ho visto adesso il simbolo di lei in mappa. Ma raga, ma sono ancora al piano qua? Non sono ancora salito? Ho capito sei piani, ma... boia? Piano terra. Boh, questo era l'ingresso. Raga, benvenuti nel dungeon. 6 ore che ero là a girare. Sono sicuro che le muraglie della cittadella voleva condurci a questo tempio. Quindi la persona di cui abbiamo udito la voce deve trovarsi qui. Ho capito. 6 giorni. Forse era tipo... questo è quello che ti aspetta nel dungeon. Vedi te. Anche se mi sembra molto, molto più lineare degli altri. Se è lineare, raga, in realtà lo preferisco. Fermi, vediamo. Sembra fatto sui piani. Mi sembra letteralmente un dungeon di Zelda. Il pavimento si è mosso un po' e poi è tornato alla posizione originale. Devo dargli corrente, mi sa. Regio, mia amata discendente, questo meccanismo è collegato direttamente alla cima del tempio. Se userai il tuo potere,
Potrai caricare tutti i 4 accumulatori. 4. Così facendo, il meccanismo riprenderà a funzionare. Confida nelle mie parole. Piano terra, vedete, è anche piccolissimo. Stavolta non ci sono dubbi, sta parlando con me. Ah, dici? Ho capito Riju io. Però forse potrebbe essere anche Riccardo, non so. Vuole che usi i miei poteri per caricare i 4 accumulatori. Il mostro che abbiamo affrontato prima là fuori si è rifugiato sulla cima del tempio. E la voce ha detto che il meccanismo è collegato a quella parte. Se seguiamo le istruzioni forse riusciremo a fermarlo e a scoprire le intenzioni di quella voce misteriosa. Raggiungiamo la cima. Facciamo come ci ha detto la voce e cerchiamo i 4 accumulatori. Vai. Abbiamo visto che già uno è lì, proprio dietro però la griglia, chiaro. E se io facessi così me ne frego? Perfetto. E mi puoi... Ah. Puoi entrare, Riju? Riju. Riju. Dove cacchio è finita? Riju. Boh, vabbè, sei... Boh, persa. Bisognerebbe un tasto di richiamo, tipo. Uno. Allora, vi spiego, perché praticamente... Così questo è uno degli accumulatori. Dai, ne restano altri... Sì, a parte il discorso dei tre, non capisco perché alcuni tre e altri quattro. Cioè, alcuni quattro, questo quattro e altri cinque. Quello non l'ho capito. Sinceramente. Questo potrebbe essere per salire su. Ad ogni modo, solitamente i dungeon di Zelda sono praticamente delle strutture piane, diciamo. Sì, o comunque... Cioè, sto parlando. Nel senso, sto discutendo con delle persone intelligenti e te fai il maleducato in questo modo. Io adesso vengo e ti spacco di botte, ok? Giusto per chiarezza nei confronti di tutti. Dai. Di. Vai. Forza. Dai, zitto. Metti via pure quell'arco, non ti serve. Dai, hai rotto le palle. Cioè, boh. Allora. Vabbè, ragazzi, ma potete farlo anche attaccare, eh? Ci pensano loro, dai. Bene. Io non combatto più, eh. Veramente, è assurdo. Siamo in 4. E tutti che attaccano. Giusto per darci un'idea. A me piacevano i dungeon di Zelda perché tipo... Erano delle specie di Metroidvania in sostanza. Prendevi l'oggetto, trovavi il modo per passare da una parte all'altra. E mi piaceva un botto come cosa. I dungeon di... anche Tears of the Kingdom, sì. Però i dungeon di... Dove salire da sopra, mi sa, vero? Di Breath of the Wild erano già diversi. Li hanno adattati a Breath of the Wild, per l'appunto. E hanno fatto in modo che praticamente te potessi affrontarli nel modo che vuoi. Ma quella è luce. Aspetta un po'. È luce quella. Non è vento. Pensavo fosse vento. E comunque a me mancava un pochettino sta cosa del dungeon che appunto dovevi affrontare in maniera alla Twilight Princess. O alla maniera classica di Zelda in sostanza. Non so come arrivarci là.
Cioè, a meno che non lo devo puntare così. Affido a te il controllo di quella zona, Link. Boia, ma dove sto andando? Boh. Mi sono perso, Riju. Ah, ragazzi. In tre all'angolo, lui poverino. Niente, oh. America. This is America, my friend. Ok, la luce c'ha un qualcosa di particolare in sto dungeon. Ho capito. Allora, non è lineare. Non è lineare come pensavo. È semplicemente chiuso. Oh. Ma io non faccio niente qua. Raga, questa è l'arena che dicevo. Ma non posso. Almeno non credo di poter fare qualcosa. Sala della luce naturale. Allora, posso fare un'altra cosa? Aspetta un po'. Tipo, te sei uno. Questo forse è uno dei pezzi più difficili, allora. Quindi la luce arriva lì e spara. Proviamo già a toglierlo. Non posso girarlo? No, però posso mandare da di là. Questo mi piace, questo è il robo degli specchi di Wind Waker. E c'era anche... Intoret Princess? No, Intoret Princess non c'era. What? No, non è vero, non dirmi che manca un pelo. Vabbè. E questo poi lo punta giù, comunque. Va bene. No, era in Wind Waker che te avevi lo scudo che rifletteva e potevi mandarlo al... tipo negli specchi e tutto. E non mi ricordo però che dungeon era. Ma sta puntando? Vedo un cacchio. Adesso sta puntando. Mi rompete, l'ho vista. Ok. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Parlavo di linearità di qualcosa, ma non mi ricordo di che cosa. Perché anche questo qua è alla Breath of the Wild, che per l'appunto mi piacevano un po' di meno, perché non avevi più praticamente una... come si chiama? Non era più una roba alla Metroidvania, era semplicemente te che dovevi girare. Ma io qua vado... Ok. Era più... come che si può dire? Andavi come volevi. Breath of the Wild, raga. L'hanno replicato anche nei dungeon e ci sta con quello che era il gioco. Ok.
Ma io come l'attivo? No, raga, però non va bene così. Oh! Oh, ok, sta mo'. Eri giù? Ah, è qui. Ok. Ho sempre preferito i dungeon di classici di Zelda, ahimè. E per adesso nessuno, neanche di questi. Ero contento quando ho visto che c'erano dei dungeon veri e propri, non i colossi. Però non bastano, ahimè. Sono belli, ma non, non sono quelli che volevo. Vabbè, però capisco che sono io e... In realtà no, perché mentre anche parlavo con un altro ragazzo, anche lui ha detto... sai che a me piacevano i dungeon classici che c'erano, ma... Li hanno tolti. E questo è quello che ha fatto Breath of the Wild, eh. Ha diviso, ovviamente. Va bene. Ha diviso la gente e... Da chi classico che voleva... un gioco classico e chi questo purtroppo non l'ha sofferto. Questo Breath of the Wild, dico. Stile Breath of the Wild. Va bene, io non dico niente. A me finché il gioco è bello, a me va bene. Poi può essere anche un gioco di macchine. Sarebbe fighissimo da vedere in realtà, però. Nel senso che mi va bene lo stesso. Allora, luce anche per te. Che ovviamente devi far passare di là e quindi va stoppata. Shit. Ho capito. Dobbiamo metterli assieme. Godo. Adesso si dovrebbe illuminare quella di là. Perché Riju già lì? Ciao Riju. Sì, sì, no, stai qua. Guardate che me ne mancano due. Uno mi sa che è quella di sopra grossa, eh. Qua ce n'è un'altra, infatti. Così non riusciremo ad avanzare. Non ti preoccupare. No, chiuditi, va bene? Palla. No. Questo non si muove più. Dimmi. Si è fermata. Ora finalmente possiamo. È perché questi mi servono, stai a vedere. Per questo, infatti. Ah, se io mandassi il robottino, fermi un po'. Ah, no, me ne danno altri. Allora non capisco. Robottino? Ah, no, c'è un arco. Quanto fa l'arco reale? 38. Vabbè, ormai l'ho rotto. Ciao. Che fai? Attacchi te, attacco io. Io c'ho una grata. Dimmi te. Amico. Amico. Che si fa? Io ho due occhi, non possiamo guardarci negli occhi. E niente, questo non serve a un cacchio. Ok. Servirebbe un attacchino un po' più forte, magari. Tipo questo. Mettiamo fuoco. Stai andando a fuoco, eh. Se ne accorge?
Gli ho rotto lo scudo, mi dispiace. Tra un po' ti si rompe anche la clava. Si rompe prima la clava o lui? Lui. Perché la clava era resistente. E niente. Vedo che ci sono dei paletti. Ci sono dei paletti perché questo aveva piazzato forse un po' più in alto. Vediamo. Cos'è sta roba? Perché ci sono i paletti? È da aprire. Allora, così facciamo e dovrebbe passare la luce in caso si apra. Ma va fatto dopo. Probabilmente. Se lo fa dopo lo fa in automatico, eh. Quindi va bene. Lasciamolo lì per ora. Pensiamo all'altro. Ovvero lui. Ok. Ah no, questi sono due allora. Te illumini sotto. Sono due cosi. Uno illuminava sopra e uno illuminava sotto. Ok, pensavo che poi era da chiudere il cerchio in realtà. Va bene. Mic mic. Questo potrebbe essere un altro o quello di prima. Credo sia quello di prima. Rigiù. Rigiù. Cacchio, dov'è? Dov'è Rigiù, raga? Che escono le bestie. Shh. Raga? Orco cane. Allora, qua abbiamo un problemone. Sei Rigiù? Ah, è lì Rigiù, dai! Ho attivato tutti. Non la distingo, raga. Dai! Orco cane. Non la distingo, è nana. Ok. Raga, sta laggando. Cioè, è una nana che ti gira in mezzo al coso lì, non la distingo. Mi dispiace. Sembra un golem. Che devo dire? Cioè, gli manca che ci abbia un occhio e un casco in testa. È un golem. Non capisco dov'è. Ma poi, cioè, che palle che non viene. Dai, Rigiù, sono qua. Che fastidio. Allora. Ahimè. Fec. Questo mi ammazza, eh. Bello, un bel primo piano. Dai, Rigiù. Ok. Allora, tanto facciamo fuori quello. Poi. Te hai rotto. Ok, loro. Chi rimane? Loro? Va bene. Uno in fiamme. Se possibile anche lui. Ci sono anche i cosi là sopra.
gli altri. Dai, fammi finire anche questa. Ok, una. Aiutatemi, please. Fa pochi danni, però, eh. Cioè, è forte contro alcuni, ma tipo contro di loro non fa niente. Sarà che, boh, sono ignifughi loro? Cioè, no, scusi, ignifughi, sono anti-elettro? Boh. Può essere. Loro la sono morti, intanto. Ok. Allora. Vediamo un attimo la situazione. Abbiamo bisogno sicuramente di questo, ma perché mi danno le... i palloncini? Perché sopra? Ma i palloncini con le anfore? Non capisco. Fammi andare a vedere un attimo sopra come siamo messi e cosa possiamo fare. Perché mi sa che qua... solitamente funziona. Allora. Please. Niente. Ah beh, ma va a cagare. Non so neanche a spostarlo. E lì c'è la luce, va bene. Probabilmente devo attaccare una di queste, ma non capisco perché c'ha le anfore. A me non serve un'anfora. Cioè, la mongolfiera è buona lì, ma non mi serve l'anfora. Alla mongolfiera io devo attaccarci questo. Così. In modo che gli arrivi la luce da sotto. Andiamo a fare anche una roba del genere. Così sta dritta. Però mi serve il fuoco, me. Che è lì. Mettiamolo dritto. No. Freccia. C'è questa, ma... ce la fa? Onesto. Sì, ma questo non è quello che cercavo. A me serve quell'altro. Dov'è? Rigiovini un po' più avanti? Ah, no, l'ha preso. Ero zoomato io. Ne manca uno. Ancora un accumulatore. Che è quello. È quello tosto.
Senti la musica, tra l'altro, come potenzia man mano che vai avanti. È uguale a quello che c'era in Breath of the Wild, sempre. Il fatto che si potenziasse la musica in questo modo. Allora, come eravamo rimasti di lui? Che c'erano le cose che schiacciavano. E la luce però arrivava da sotto. No, non dal piano terra. Raga, ma che cacchio dite? No. Ma dove arriva la luce? Calmi, eh. Allora. È lui? Dovrebbe essere lui. Però era di là. Non mi ricordo già più. Dovrebbe essere lui. Sì. Cerchiamo di capire. Quelli sono i bonus che mi danno. Io devo aprire quella. Qua si è sbloccata, tra l'altro. E non va bene. Ok. Allora. Fammi capire la situazione qua. Perché loro mi stanno dando anche... Non mi dire che c'è un coso sotto, perché mi arrabbio. No. Ah. Ho capito. Non l'avevo visto. Non l'avevo proprio vista. Va revertato questo? Dimmi tutto, perché vai un po' troppo veloce. Ah no, va fermato coi paletti. Aspetta. Senti lì che sound. Adesso apre sopra, chiaro. Se lo lascio. Adesso è easy. Quello l'abbiamo già messo anche a posto. Non so cosa mi dovrebbero servire i paletti. Forse i paletti per bloccare il robo là, ma noi abbiamo il sasso. Boh. Questo, beh, allora ammetto che questo e quello dell'acqua i più facili. E probabilmente quello di Tulina è un altro. Non lo so, sto pensando se questo o quello dell'acqua che è più facile. C'è il nascondino? Penso quello dell'acqua è il più facile di tutti. Poi c'è questo facile. Poi c'è quello di Tulin. Poi c'è quello dei Goron. Grazie ai miei fulmini abbiamo ricaricato tutti gli accumulatori. E con questo dovremmo poter attivare il meccanismo centrale. Già. E vediamo cosa ci aspetta sopra. Perché appunto sono quelli più lineari. Poi c'è appunto quello del fuoco che in realtà di difficoltà potrebbe avere. La roba dei kart che non sono propriamente facili da usare. Cinque. Che potenza. E invece vabbè, quello di Tulin aveva un po' la paravela da usare che può essere un po' scomodo. Link, la piattaforma si sta muovendo, oltre che tutti quei meccanismi da metterli agli agganci un pezzo per fare la leva, per chiuderla, oppure gli agganci un pezzo per creare una superficie da usare per girare la manovella, diciamo.
Era un po'. Ah, ok, lei adesso sale con noi lì. C'è qualcosa che luccica. Ah, ma è questa! Non è sul tetto allora la battaglia. È qua. Vai. È sempre lei, peccato. Bello comunque che abbiano fatto in modo di metterli tutti diversi i boss. Madonna, con le mani che si muovono così, inquietante. Credo sia ora di usare questo. Boia, cos'è? È un boss di Dark Soul, raga. È un boss di Dark Soul, eh? È il drago quello velenoso. Aspetta. Grazie. Ecco te. Mo' svolazza in giro. E non è vulnerabile adesso. Aia. Si avvicina a loro, non c'è bisogno di preoccupare. Rigiù. Uno dei tuoi colpi lo distruggiamo, praticamente. Cinque alla volta. Yes. Becca qua. Subisci. Merda? Non ho controllato quanti cuori avevo. Mia colpa. Forse era meglio andarci più. Qualche cuore in più. Anche l'equipaggiamento non è dei migliori, eh? Già. Ecco, però lei di palla è c'ha che. Ah. Ma lei la prende almeno? Sì. Vai, vai. Lei di palla c'ha che dobbiamo colpirla più volte per fargli danni. Ti Attenzione ai suoi tornado, avvicinati con cautela. attivi? Boh. Allora, facciamo così. Roba pesante. Chissà se l'elettricità fa di più. Non lo so. Adesso no, di sicuro. Via! Boom! Piccolo. Ah, ma gli faccio danno lo stesso? Probabilmente gliene faccio di più con Riggio, eh. Però anche a fare il danno normale così. Ma che fai? Ah, chiama gli altri. Ah, il fatto è che chiami gli altri, ma c'è la luce lì. Raga, che merda è? Io non dormo. Stanotte mi sa che ho deciso che non dormo. Che devo dirvi? Che schifo. Belli, mi piace. Mi piace un botto. Non sono i Redead. Chiaro. Ma va bene comunque. Madonna. Vabbè,
Oh, attivati! Che cacchio. Dai. L'abbiamo fatto... No. Ok. Ma la regina sta là sopra? Rigiù, dobbiamo buttare giù quei cosi. Dai. Carica. Ok, uno. Che schifo da terra. Si seccano? Oh. Si seccano alla luce, raga. Guarda! Molto bene. What the fuck? Oddio, ma che schifo è sto coso! Siamo al sicuro finché siamo qua? Ma Rigi, non possiamo colpirlo quello là sopra? O devo distruggere prima tutti i cosi? Vieni qua, vieni qua, vieni. Bravo il mio stupidotto. Ah no, ma vedi che non rompe le balle. E vabbè. Dov'è il capo? Oh, porco cane! Qua. Via. Allora. E con questo siamo a posto. Si continua a lanciarmi addosso quei robi? Questo che va indietro così? Allora, non dovrebbero più nascerne. Fa quattro tornadi adesso. Godo. E prende pure fuoco. Ah, purtroppo si... Ne fa 5. Via. Opala. Easy. Te stai andando dove non so, non so dove stai andando perché lo fai, ma te stai andando in una situazione che non ti conviene proprio, mica. Io non ti vedo, ma te sei fuori. Addio. Sì, dicevo appunto, bello il sistema che tipo Gerudo, il boss Gerudo è sia fuori dal dungeon per metà e poi è dentro il dungeon. Il boss Goron ha un altro boss praticamente fuori. Più il boss dentro il santuario praticamente. Quello Zora in realtà aveva tutto un particolare cosa per arrivarci. Che però ce l'aveva anche quello dei Rito. Zora e Rito non avevano un boss all'esterno. Il loro boss era lì. Per entrambi alla fine, sì. Loro sono forse gli unici identici. Però sono tipo tre tipologie di boss. Potevano forse differenziare anche quello. Perché anche i sacrari loro, i loro dungeon sono abbastanza simili. Ma raga, ma quanto stiamo andando avanti là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Basta.
Che mi devo andare? Quanti me ne voglio andare, scusa? È tutta una fila? Ma erano due all'inizio. E anche se l'abbiamo già vista. Mia discendente, Riju, sangue del mio sangue. Oh, ma questa voce, sei stata tu a parlarci per tutto questo tempo? Io sono una tua lontana antenata. Una guerriera Gerudo al servizio del primo re di Irule. Una saggia in grado di dominare i fulmini. Ti sei battuta valorosamente controllando i fulmini con maestria, come mi sarei aspettata da una mia discendente. Sei l'orgoglio delle Gerudo. Il mostro che aveva provocato la tempesta di sabbia era stato inviato dal re dei demoni. Il suo compito era uno solo. Doveva impedirti di ottenere la pietra che hai appena toccato. La gemma segreta. La gemma? Il re dei demoni? Non temere, fra non molto tutto ti sarà più chiaro. Voglio che ascolti bene le mie parole. Questa è la storia della guerra dell'esilio e di come il nostro destino cambiò per sempre. Ho una grata sulla schiena, comunque. Era un po' invasiva. Accaduto molto tempo fa, in un lontano passato, poco dopo la fondazione del regno di Irule. Un giorno apparve una presenza maligna che attaccava gli innocenti e bramava la distruzione del regno. Era il re dei demoni. Era il patriarca di noi Gerudo. Un uomo talmente ossessionato dalla sete di potere da trasformarsi in un mostro. Ma il primo re di Irule, Rao, insieme a me e ad altri 5 valorosi guerrieri, si levò contro di lui. Rao ci affidò le gemme segrete per provare ad affrontare il re dei demoni ad armi pari. Sono artefatti in grado di aumentare il potere di chi li porta con sé. In qualità di saggia del fulmine, anch'io presi parte alla battaglia con l'aiuto della mia gemma segreta. Ma il nostro nemico era troppo potente. I miei attacchi fulmine non riuscivano nemmeno a scalfirlo. Sembrava invincibile. Alla fine, Re Raul capì che non ce l'avremmo fatta a sconfiggere il re dei demoni. Fu allora che decise di porre fine alla battaglia, sigillando il re dei demoni a costo della sua vita. La guerra dell'esilio. Sempre le solite cose, praticamente. Non molto dopo. Una dei 6 saggi, la saggia del tempo, venne a farmi visita e il destino di noi Gerudo cambiò per sempre. Un giorno il potere che ha imprigionato il re dei demoni si esaurirà. E quando accadrà, Link avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per affrontarlo. Ti prego. Donagli il potere di evocare i fulmini. L'inarrestabile forza di voi indomite Gerudo. Fu in quel preciso momento che capii quello che dovevamo fare. Desideriamo eliminare il re dei demoni più di ogni altra cosa. In fondo è fra noi Gerudo che è venuto al mondo e dobbiamo assumercene la responsabilità. Questa è l'unica cosa. Che quando il re dei demoni farà il suo ritorno, la saggia del fulmine si risveglierà e lotterà al fianco di Link con il resto del suo popolo. È l'unica line che possono aggiungerci, perché appunto è Ganondorf e Gerudo. E un Ora po' si gode. Conosci la storia del grande conflitto che cambiò il destino del nostro popolo. Grazie al vostro coraggio, la cittadella Gerudo è salva. Tuttavia il re dei demoni non è ancora sconfitto. Riju, mia discendente, accetta in eredità questa gemma segreta
per onorare il giuramento che feci alla saggia del tempo. E metti il tuo potere al servizio dello spadaccino Link nelle battaglie che verranno. Così è questo il mio destino. Combattere al tuo fianco. Sì, ma la grata la tolgo, non ti preoccupare. La scudo grata non... I doveri da matriarca, il mio destino come saggia. E ora, lottare insieme a te. Sembra divertente. Non permetterò a nessun re dei demoni di prendersi il nostro mondo. Mi va bene. Accetto la gemma segreta. Adesso sono la saggia del fuoco. Sta a guardare. Questo è il mio nuovo potere. Link, dammi la mano. Ma lei sta girando coi tacchi? In mezzo alla sabbia? Solennemente di combattere al tuo fianco. E ora eccoti la prova della mia lealtà. Manca il dito medio. Grazie. Poi ne parliamo. A questo anello potrai contare sul mio potere tutte le volte che vorrai. Adesso posso finalmente saldare il mio debito. Allora, vogliamo tornare alla cittadella? No. No, sì, va bene. Basta che non ci sia più la tempesta. In teoria, non dovrebbe. Adesso faranno la scenetta. Tipo, spero. Tempesta, please. Perché tanto se il problema... Incredibile che nel deserto ci sia sempre la tempesta che dà fastidio comunque. Ah. Finally. Guardala lei come se la sorride. No, erano le labbra, ok, vabbè, niente. Pensavo che stessi ridendo con i denti, invece c'ha le labbra bianche. Tutto a posto, Biulla. È lucido. No, è rossetto, spero. Non è che le labbra bianche, che schioppi, vero? No, perché Riggio ce l'ha blu. Sei. È tutto a posto. Si è risanato già il tutto quanto. Link, ti sono grato per avermi aiutato a salvare le Gerudo. Stando al rapporto, una volta spentasi la tempesta di sabbia, i Ghibdo hanno smesso di attaccare le aree abitate. La ricostruzione richiederà del tempo, ma grazie a te possiamo tornare a vivere in superficie. Dei veri, mi eravate, che cacchio. A nome delle Gerudo ti prego di accettare il mio Sark Sark. Va bene, non c'è bisogno. Ora la città è al sicuro, ma mi spiace. Ancora non ci sono informazioni riguardo qualcuno che assomiglia alla principessa Zelda. Biulla, in realtà c'è stato un evento in cui è rimasta coinvolta Zelda. Quando ho preso in mano la gemma segreta, ho visto che la persona che la mia antenata chiamava la saggia del tempo era identica a Zelda. No, una somiglianza accidentale non può essere una spiegazione sufficiente.
D'altro canto, Zelda è stata avvistata in tutta Hyrule mentre arrecava danni alla popolazione. La Zelda che conosciamo assomiglia moltissimo alla Zelda vista nel passato remoto in cui visse la mia antenata. Supponiamo che si trovi nel passato. Chi è la Zelda nel presente? Dobbiamo scoprire la sua vera identità. Link, nonostante la fine della minaccia della tempesta di sabbia dei Ghibdo, al momento non posso lasciare il mio posto, almeno finché la città non sarà tornata alla calma. Tuttavia mi assumerò la responsabilità di cercare Zelda, perciò ti prego di lasciare che ce ne occupiamo noi. Io sarò al tuo fianco con i miei poteri da saggia. Ti giuro che ti aiuterò con tutte le mie forze. Ok. Va bene. Hai detto di essere stato al Borgo dei Rito, alla città di Goron e al villaggio Zora. Sono certa che anche al Forte di Guardia vorrebbero quella informazione. Perché non visitarlo? Link, spero che i tuoi viaggi ti condurranno nuovamente qui. Non vedo l'ora di incontrarti di nuovo. Devo andare al Forte di Guardia? Mi stai dicendo questo? Grazie, Byul. Ok. Allora, quello che volevo parlare è che mi sono andato a rivedere le cutscene che abbiamo visto. Mi manca il dito medio. Ora, abbiamo il potere. Scusa. Lei ha detto. Io sì. Lei ha detto, io assieme agli altri 5 saggi. No, 5? No, erano 5 campioni. 5 campioni. Saggio del tuono, del fulmine, saggio dell'acqua, saggio del fuoco, saggio del vento. 4. Mineru, non me lo ricordavo, è la saggia dello spirito, che in origine in realtà era Naboru. Naboru la Gerudo, non c'era la saggia del fulmine, era la saggia dello spirito. Adesso non so, l'hanno cambiato probabilmente, non so cosa c'entra, non so se Mineru è una Gerudo, ma non credo da quello che si è visto. E ce lo dice esattamente nel ricordo con lei, tra l'altro. Che è questo. Mineru spiega a Zelda che l'unico modo. Ah no, è il coso proibito. Però qua appunto ci dice che lei c'ha la cosa dello spirito, insomma, e può separare lo spirito dal corpo. Ora, la mia domanda è semplice. Dov'è? Perché dobbiamo ottenere il suo potere. Allora, sicuramente uno dei prossimi obiettivi sarà andare a vedere quest'altro coso, quest'altro ricordo, sarà uno dei prossimi, però io non so se andare prima al bosco dei Korogu o andare là. Parlo per una questione di ricordi più che altro, ma penso che andremo prima là. Questo cos'è? Ah, forse no. Questo è quello dove dobbiamo andare. Ok, da Pruna. Questo non so cos'è. Vabbè. Ma adesso mi sa che ci toccherà fare un po' di quest perché abbiamo dato. E qua il villaggio hanno bisogno, negli altri posti hanno bisogno. Hanno bisogno un po' ovunque in realtà. Mi sono segnato questi sacrari. Quindi si fa un po' di quest, si fanno un po' di sacrari, si va a togliere l'ultima mappa e poi vediamo, appunto, magari andiamo a prendere quel ricordo là. Ah, fonte di pan. Cacchio, me l'hanno segnata. Bello. Non posso teletrasportarmi, ma vabbè, fa lo stesso. E abbiamo anche un sacrario qua, tra l'altro, che so che c'è.